Andiamo di nuovo da Ennio Piccaluga per parlare di questo libro che possiamo dire, lo possiamo definire un po' il seguito del precedente che avevi scritto su Marte. Del precedente Ossimoro Marte, Sì. che in effetti ha avuto un grande successo, per cui si aspettava da tanto tempo un secondo tempo, una seconda possibilità. E in effetti sono passati 10 anni dal primo libro. Però ecco, non era mia intenzione di tirar fuori un altro libro qualsiasi, giusto per avere un seguito a quello precedente. Diciamo, faccio un libro quando c'è qualcosa di importante da dire. E se con Ossimoro Marte si sono messe le basi per vedere Marte da un punto di vista completamente diverso da quello che è quello ufficiale, con Ossimoro Marte 2, che è il secondo nome di Ritorno sull'Amu, diciamo che forse diamo la spallata definitiva a quella mentalità che vorrebbe Marte un pianeta dove non c'è vita. E non soltanto facciamo questa ipotesi di vita su Marte, ma ne portiamo la relativa dimostrazione. Ma non parliamo di vita a livello elementare, di microrganismi come se ne è parlato finora. Si viene ventilata la possibilità di una vegetazione su Marte, di presenza di animali, cioè di esseri di una certa dimensione che vanno in giro sul pianeta, e addirittura di una presenza intelligente. Diciamo che capisco benissimo che uno qualsiasi che ascolta queste affermazioni dirà senz'altro: questo è un pazzo, questo è un folle. E sarebbe, avrei pensato pure io qualche anno fa la stessa cosa. Il fatto è che di quello che sto affermando in questo momento sul libro Ritorno sull'Amu viene portata ampia dimostrazione, dimostrazione tecnica, dimostrazione scientifica. Nel senso che di ogni immagine, di ogni foto, di ogni affermazione viene riportato il riferimento della NASA, dell'ESA o comunque di un ente scientifico accreditato. E quindi non facciamo delle intenzioni o delle affermazioni gratuite, ma non facciamo nient'altro che riportare quello che già sta da qualche parte, solo che finora non è emerso in modo sufficiente. Per esempio, ci sono delle immagini dove ci sono dei particolari straordinari, immagini ufficiali, immagini dell'ESA, della NASA, che però, guarda caso, nessuno ha mai notato quello di eccezionale che c'è in queste immagini. Anche perché, diciamo la verità, senza voler dare la colpa di incapacità a nessuno, di queste immagini ne arrivano migliaia da Marte, centinaia di migliaia ne sono arrivate finora, forse milioni. Non si può pretendere che dei tecnici stiano a guardare per mesi una sola immagine, capovolgendo, girando, ingrandendo, cambiando il contrasto, i colori, fino a scoprire quello che c'è veramente dentro. E quindi è comprensibile che queste scoperte non vengano fatte dagli enti spaziali. C'è un'altra possibilità, che quello che ho osservato io l'abbiano anche osservato. Siano state anche osservate a livello ufficiale, soltanto che nessuno ha voluto rivelare questi particolari che in effetti sono dirompenti, sono destabilizzanti, perché se finora la scienza ufficiale ha detto che su Marte non c'era vita e non poteva esserci, e se qualcuno si è riferito ad una possibilità di vita, si parla di vita di qualche miliardo di anni fa. Ecco, diciamo, non si può poi di colpo venire fuori con la storia che su Marte in questo momento ci sono delle presenze intelligenti, e non lo dico a caso perché, ripeto, sul libro di questo vengono riportate le prove, prove ineludibili che nessuno potrà smentire perché stanno lì. Quindi in questo momento Marte sarebbe popolata da forme di intelligenza? No, Fabio. Hai Sì. detto popolata, in effetti Marte non è popolata, nel senso che se ci sono queste forme intelligenti sono in quantità limitate. Ecco, gli abitanti non ce ne Non sono ce ne sono. tantissimi su Marte, ma Qualcuno. qualcuno ci sta. Forse
forse degli esploratori che vengono da altrove, ecco, perché in effetti quelle che sono state individuate sono dei rifugi, sono delle costruzioni atte a portare una quantità limitata di soggetti, non dico di persone, perché l'aspetto di questi esseri è ancora un po' sfuggente e misterioso. Quello che posso dirti però è il contenuto, ecco, adesso l'abbiamo detto in termini generali, che cioè parliamo della possibilità di vita su Marte, vita sia vegetale, e di questo anche vengono portati dei riferimenti, vita animale, e di questi incredibilmente ci sono delle foto che riportano delle presenze incontestabili. Gli animali stanno lì, che poi possa sorgere qualche dubbio, il dubbio è di un altro tipo. Siccome per esempio ho visto degli animali girovagare intorno al rover Curiosity, e solo intorno al rover Curiosity ci sono altri rover su Marte, ci stava il rover Opportunity, il rover Spirit, però questi rover non hanno visto mai niente. Guarda caso, gli animali stanno solo intorno al rover Curiosity, viene il dubbio che addirittura questi animali possono essere scesi dal nostro rover e trasportati su Marte dall'uomo. Perché? Magari per fare delle prove, per fare degli esperimenti. Ecco, a un certo punto, per esempio, si osservano dei topi. In più di un'immagine si possono osservare dei topi su Marte. Perché i topi? Il topo è l'animale più resistente, l'animale che più di tutti ha resistito all'antropizzazione che l'uomo ha operato sul pianeta. Mentre gli altri animali si estinguono, i topi, dove ci sono gli uomini, crescono, sono gli animali quindi più robusti, resistenti alle intemperie, forse anche alla mancanza di atmosfera, oppure a una scarsissima atmosfera come potrebbe essere quella di Marte. C'è la possibilità che siano stati operati degli interventi genetici su questi topi per renderli adatti a stare su Marte. Diciamo, qui siamo in un campo di ipotesi, anche perché mi rendo conto benissimo che un qualsiasi animale su Marte non potrebbe respirare, in quanto l'atmosfera è un centesimo di quella terrestre. Di ossigeno ce n'è quasi niente, c'è soltanto in gran parte anidride carbonica. E allora, come un qualsiasi animale potrebbe sopravvivere su Marte? Ecco, questo è un mistero che rende quasi incredibili queste mie affermazioni. Rimane tuttavia, rimane il fatto che questi animali ci sono e sono lì, sono evidenti, sul libro sono riportate le immagini, le foto, come dicevo prima, non contestabili, bisogna solo prenderne atto. Poi cosa sia esattamente, chi ce l'ha portato, se sono animali di Marte o se sono stati portati dal rover Curiosity, questo è un altro aspetto che andrà studiato magari successivamente. Ecco, queste immagini, nel senso, come le avete acquisite? Queste immagini ci vengono date dagli enti spaziali, solo che molto spesso queste immagini vengono osservate in modo superficiale e si passa avanti. Ecco un'immagine, avanti un'altra, avanti un'altra. E per tirar fuori questi particolari vanno fatti dei notevoli ingrandimenti o un'operazione che non sempre viene fatta, nel senso che quel che può sembrare una pietra lontana, quando lo guardi da vicino rivela tanti particolari, per cui assume un aspetto e un significato completamente diverso. E che ripeto, il mistero dipende dal fatto che questi animali stanno soltanto intorno al rover Curiosity, e questo c'è una cosa che ci dà da pensare. Il libro porta anche il contributo di altri studiosi, di Angelo Carannante, che è il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, che ha dato un notevole contributo al libro, e dal professore dell'Università di Bergamo, professore di fisica, Emilio Spedicato, che a fine del libro ha fatto un'altra ipotesi, che le piramidi della Valle di Giza in Egitto,
che finora erano state diciamo assimilate alle stelle della costellazione di Orione, perché si trovavano nello stesso allineamento. L'ipotesi del nostro professore Emilio Spedicato è che le tre piramidi di Egitto siano state costruite con lo stesso allineamento dei tre monti Tassis su Marte, e di questo riporta ampia dimostrazione, come il suo fare professore di matematica e di fisica. Ecco, la presenza di un rover alieno, che è una delle... Questo è un altro argomento, diciamo, che non avrei avuto neanche il coraggio di proporre. Come si può parlare di rover alieno, cioè di un rover che non sia il nostro? Eppure, a un certo punto, il nostro rover Curiosity incontra qualcosa di fronte a sé che ha tutto l'aspetto di un altro rover. Quindi potrebbe essere un altro rover terrestre, ma siccome non è prevista la vicinanza di un altro rover vicino al Curiosity, non rimane che la possibilità del rover alieno. In effetti questo rover viene visto in più immagini, in più foto fatte dal nostro rover Curiosity. In una ha l'antenna abbassata, in un'altra si vede chiaramente che è una elevata antenna, come se quel rover si fosse accorto che c'era un altro rover, il nostro Curiosity, e avesse alzato la sua antenna per fotografarlo, diciamo per fargli un selfie, per fargli un'immagine. Dopodiché l'ha abbassata di nuovo e ha continuato nel suo lavoro. E in effetti il rover è ben definito, solo che è molto luminoso, tanto luminoso da essere un po' quasi abbagliante. Qualcuno potrebbe ipotizzare che è semplicemente un effetto luminoso, un effetto di abbagliamento. Ma non è così, perché quel rover è un rover, perché ha anche dei cingoli e lascia una traccia per terra. Quindi non può essere un gioco di luce, come qualcuno potrebbe, senz'altro un'ipotesi che potrebbe affacciare. Non è un gioco di luce perché ha una traccia lasciata per terra, sia da dove è già passato e sia dove sta andando. Ecco, si vede che come se fosse andata avanti, avesse lasciato una piccola stazione di rilevamento, e si vede anche quell'oggetto cilindrico, e poi tornasse indietro sui suoi passi. Poi a un certo punto alza l'antenna e osserva il nostro rover che si trova a qualche centinaio di metri di distanza, e poi abbassa l'antenna e prosegue nel suo percorso. Diciamo, di questi oggetti luminosi come questo rover se ne notano più di uno nei dintorni del nostro rover Curiosity, e di diverso aspetto. Uno addirittura ha un aspetto antropomorfo, nel senso che si vede una figura luminosa antropomorfa che si allontana dal rover, magari addirittura delle dimensioni che potrebbe entrare anche in quel rover, che potrebbe essere una sua automobile. Sembrano delle follie, solo che queste immagini sono lì, sono riportate sul libro con tanto di riferimento originale ai fotogrammi della NASA. Se non sono fotogrammi NASA, sono fotogrammi dell'ESA o qualcosa del Roscosmos dell'Unione Sovietica. Quindi ogni riferimento viene provato. Quindi nessuno potrà dire che abbiamo scritto delle sciocchezze. Al massimo qualcuno potrà accusarci di fare delle ipotesi azzardate, ma intanto i punti di riferimento sono lì e sono certi. Poi ognuno faccia l'ipotesi che vuole. Diciamo che finora nessuno è stato in grado di smentire le ipotesi che con molta prudenza ho affacciato, perché in effetti alcune immagini sono di una tale evidenza che negarle sarebbe da irresponsabili. Gianfranco, alla luce delle cose che abbiamo sentito, ti chiedo invece per la tua conoscenza a livello storico o anche simbolico, Marte che cosa può rappresentare per noi e che importanza può avere? Beh, il solo fatto che nel nostro lessico è entrata la parola marziani
molto, in misura molto maggiore rispetto a quanto può essere entrato qualunque altra ipotesi relativa a qualche altro pianeta, la dice lunga su quanto a livello di archetipo questa dimensione sia presente. Nel senso che gli archetipi sono gli eventi materiali e immateriali che sono impressi in maniera particolarmente profonda nella nostra memoria. Quindi se quando abbiamo dovuto richiamare dalla nostra memoria ancestrale la possibilità di una vita su un altro pianeta, l'ipotesi preminente è stata che questo abitante, qui non stiamo parlando precisamente di abitanti, ma è per semplificare, diciamo, l'ipotesi che qualche altra vita potesse essere su Marte è un'ipotesi che fa parte della nostra memoria ancestrale. E se fa parte della nostra memoria ancestrale vuol dire che in un passato, Ennio dice addirittura in un presente, io non ho motivi se non la mia stima nei suoi confronti di ritenere anche attendibile questa cosa, ma ripeto, vuol dire che quantomeno nel nostro passato, nella nostra memoria di un grandissimo passato, probabilmente la vita su quel pianeta c'è stata. Gli archetipi sono un modo di conoscere l'universo. Perché se noi teniamo presente di come le figure, i simboli, gli schemi simbolici entrano nel nostro linguaggio, dobbiamo anche tenere presente che questo è un mondo dove non esiste casualità. Cioè, una persona che conosce gli archetipi e il mondo dei simboli è costretta a chiedersi perché il marziano è un archetipo, esattamente come il dinosauro, e noi dei dinosauri siamo certi che ci sono stati, no? Tant'è vero che nel Medioevo disegnavano i draghi senza aver mai visto un dinosauro in vita loro. In realtà l'archetipo dell'abitante della vita su Marte è un archetipo talmente presente che chi invece di rivolgersi al presente si rivolga al passato, e si rivolga al passato con un esercizio di simbolismo, di simbologia, è costretto a dire se c'è questa cosa è perché c'è un motivo, no? E il motivo è che probabilmente questa cosa o c'è stata o anche come è possibile ci sia tuttora. Lo so che è un approccio non scientifico, però è apparentemente non scientifico. Perché poi in realtà questo tipo di conoscenza, se l'uomo non l'avesse un po' trascurata nell'andare avanti negli anni, a favore di altre forme, diciamo più alla page, probabilmente avrebbe potuto farci anticipare anche qualche scoperta simpatica, avrebbe potuto liberarci di molti pregiudizi, quantomeno. E volevo chiedere a Ennio che dopo aver scritto anche questo secondo libro, è un po' la stessa domanda che ho fatto a Gianfranco, no? Ma queste, diciamo, queste prove di questo tipo di presenze, che cosa ti fanno ulteriormente ipotizzare? Nel senso, c'è un'attività quindi di ricerca, hai detto prima, no? Magari di esseri che vengono. Diciamo, quello che posso ipotizzare è che contemporaneamente a noi, ai nostri doveri, ci sia in questo momento su Marte qualcun altro che viene da lontano, forse da più lontano di noi, che sta facendo la stessa cosa, sta esplorando Marte. E su questo si sono notati sia i rover sia dei rifugi evidentissimi che sono stati fotografati, e che non possono assolutamente essere naturali, non possono essere grotte, pietre, cose, sono dei rifugi artificiali costruiti da qualcuno, di esseri che potrebbero essere alti anche 1 metro, 1,20 m, che risponde un po'
alle dimensioni di certi alieni di una certa fantascienza, che però pare che invece potrebbero avere una base differente su Marte. E poi in effetti c'è un altro aspetto invece, di che Marte sia stata abitata, cioè adesso potrebbe essere degli esploratori alieni, quindi in piccola quantità. C'è un'altra possibilità, che su Marte ci siano degli insediamenti in località ben protette, anche quelle se le ho riportate le foto sul libro, per esempio sotto il livello il livello d'atto, che sarebbe il livello del mare su Marte, se ci fosse il mare, di ben 6-7 chilometri nel bacino di Hellas, sembra che ci siano delle città, diciamo meno, poco visibili, perché stanno un po' in profondità sottoterra, non sottoterra ma sotto il livello d'atto, come abbiamo detto. Però intanto in quel posto sia la pressione dell'aria è quasi il doppio di quella che sta sulla superficie, quindi una pressione già più adeguata. Ci sarebbe acqua in quantità, perché sotto sappiamo benissimo ed è accertato scientificamente che su Marte c'è acqua sotto terra, addirittura 6-7 chilometri di profondità acqua ce ne sarebbe in quantità, e ci sarebbe pure delle piccole cascate, quindi ci sarebbe acqua liquida in determinate condizioni di pressione e di temperatura, una temperatura più adeguata, in quanto sotto in questa conca di enormi dimensioni che è il bacino di Hellas, diciamo, ci sarebbe possibilità di raccogliere più calore, quindi la zona sarebbe temperata, sarebbe fornita di acqua e sarebbe il punto ideale dove fare delle città. Allora sono andato a osservare proprio dentro al cratere di Hellas, che è enorme, ha le dimensioni quasi della nostra Europa, ed ho trovato delle immagini che ho riportato sul libro, straordinarie, in cui si vedono addirittura un'infinità di edifici uno dietro l'altro, migliaia di edifici, un'infinità. A un certo punto c'è anche una piazzetta con un obelisco. E naturalmente, se fosse realmente una città abitata da qualcuno, diciamo, sicuramente la gente non andrebbe a passeggio su Marte, ecco, non è atmosfera da andarci a passeggio, però starebbe nei rifugi, e forse sottoterra questi rifugi potrebbe essere comunicanti fra di loro. Ripeto, sono delle ipotesi apparentemente folli, me ne rendo conto, soltanto che diventano meno folli al momento che si vedono le relative immagini, dove queste ipotesi che faccio io le potrà benissimo fare qualsiasi lettore. Ecco, ma ci sono anche rovine... Si parla, no, di rovine di un tempio. Ecco, qui andiamo al punto centrale. Cioè, su Ossimoro Marte, il precedente libro del 2006, avevo ipotizzato, però in effetti era una conferma, del fatto che gli antichi Sumeri, o meglio, gli Anunnaki, che stavano in Mesopotamia molte migliaia di anni fa, andassero e venissero, facesse dei viaggi andata e ritorno a terra Marte, portando, in effetti sta scritto sulle tavolette sumere, queste non è una mia ipotesi, su quelle tavolette sta scritto che gli Anunnaki portavano loro su Marte, loro della terra, lo reperivano nelle miniere, ne portavano centinaia di tonnellate, migliaia di tonnellate di oro su Marte, e poi con enormi astronavi lo trasportavano su Nibiru, che era il loro pianeta di origine. Queste gli Anunnaki. A un certo punto sulle antiche tavolette sumere stanno descritti anche i viaggi che gli Anunnaki facevano nel sistema solare. Pensate un po', su tavolette scritte 4-5.000, 6.000 anni fa, sono descritti dei viaggi spaziali con una precisione anche tecnica incredibile, perché soltanto noi viaggiamo nello spazio da poco più di 50 anni. Com'è possibile che questi 5.000 anni fa potessero descrivere un viaggio spaziale, potessero descrivere la mancanza di atmosfera, potessero descrivere delle astronavi in orbita intorno a un corpo celeste e poi magari descrivere l'atterraggio, come pure il passaggio, l'attraversamento della cintura degli asteroidi, che noi conosciamo da pochi decenni,
mentre addirittura questi Anunnaki le conoscevano molte migliaia di anni fa. Per cui, diciamo, quello che sta scritto su queste tavolette sembra che corrisponda a verità. E se corrisponde tutta a verità, allora qualcuno realmente, migliaia di anni fa, andava e tornava da Marte. E andando sicuramente avrà lasciato delle tracce. A un certo punto sono andato su Marte, nella Vallis Marineris, cercando e curiosando, sperando magari di trovare proprio qualche traccia di questi Anunnaki. E siccome gli Anunnaki hanno insegnato ai Sumeri a fare le piramidi a graduni sulla Terra, indovinate cosa ho trovato su Marte nella Vallis Marineris? Una enorme piramide a graduni, alta forse 600 metri, un po' più alta di quella della Terra. Ma c'è da dire anche che la gravità su Marte è un terzo di quella della Terra, quindi se noi qui facciamo una piramide da 300 metri, possiamo farne una da 700, 800, 900 metri. Quindi questa enorme piramide a gradoni presente nella Vallis Marineris sarebbe la prova definitiva della presenza degli Anunnaki anche su Marte, o meglio una prova, diciamo un forte indizio. Che poi questa piramide a gradoni non sia prodotta dalla natura, ci sta anche la controprova, nel senso che a pochi chilometri dalla piramide ci sta la miniera da dove sono, diciamo, la cava da dove sono stati ricavati i blocchi di pietra per costruirla, e si vede che ha proprio la forma di una cava con i blocchi di pietra asportati, quasi che se la piramide è la parte, diciamo, maschile, questa cava è la parte femminile, perché questa piramide entrerebbe quasi esattamente in quella cava. E poi vicino a questa formazione piramidale a gradoni ci sono anche due ingressi che sembrerebbe che diano la possibilità di scendere nel sottosuolo e di entrare in questa piramide dall'esterno. Ripeto, qui siamo nel campo delle supposizioni, perché uno può dare anche un'interpretazione diversa a questa piramide a gradoni che, ripeto, comunque sta lì. Fatto è che comunque a poca distanza, parliamo di alcune decine di chilometri da questa piramide, c'è anche una forma, una specie di astroporto, un aeroporto, si vedono delle strisce in cui probabilmente potrebbero essere delle basi di atterraggio. Ma cosa ancora più sorprendente è che a un certo punto, vicino a queste vie, diciamo, che potrebbe essere come un aeroporto, ci sono anche degli hangar. Ce n'è un hangar dalla forma perfetta, un hangar totalmente enorme, come tutti gli hangar che si potrebbero costruire su Marte, visto che la gravità è minore, un hangar lungo più di un chilometro e alto 150 metri. Straordinario, magari per coprire dalle intemperie delle astronavi a loro volta enormi, che dovevano poi fare il grande balzo da Marte verso Nibiru. Sembrerebbe, diciamo, una descrizione di un romanzo di fantascienza. Invece ci riferiamo a qualcosa che ci sta realmente, a cui ho dato una certa interpretazione, qualcuno potrebbe vederlo in un modo diverso, però, ripeto, questi particolari ci sono. Poi ognuno tragga le conclusioni che vuole, dia la sua interpretazione. E con il nuovo ritorno sull'Amu, mentre conoscimmo Marte sono stato un po' generico, col ritorno sull'Amu vado al cuore di questo aspetto, di questa faccenda, dando delle risposte quasi definitive, secondo il mio parere. In ogni caso, ripeto, perché ognuno potrà poi dare il suo parere. Quindi... Bene, Ennio, io ricordo che uscirà per l'età dell'acquario, giusto? L'età dell'acquario, Lindau editore, edizione L'età dell'acquario, uscirà dopodomani, da giovedì, nelle librerie. In effetti converrebbe prenotarlo, perché poi le librerie in Italia sono tante, non è detto che giungerà dappertutto. Ci sono 50.000 librerie, anche un solo libro ciascuno, bisognerebbe stamparne tantissimi. Sarà meglio prenotarlo. Bene.
Allora, Ennio, grazie di essere stato con noi in entrambe le parti della nostra trasmissione. In bocca al lupo. Allora, speriamo che noi grazie a voi amiamo i per questa libri e, qui, intervista. e quindi speriamo che anche il tuo E libro, insomma. questo è un libro che dà le tante sorprese. Qualcuno che già l'ha guardato, l'ha letto, poche persone hanno letto, la reazione è stata, diciamo, una reazione straordinaria. E in effetti ci saranno delle sorprese sicuramente, perché quando arriverà in certi posti qualcosa succederà. Già Ossimano Marte ha creato un vespaio enorme con tante polemiche e tante reazioni di ogni tipo. Qui andremo ben oltre, succederà sicuramente qualcosa di grosso. Staremo a vedere. Grazie, Ennio. Buonanotte. Grazie a te, buonanotte.